Gianni Colacione qui ad Domus Talenti, siamo al Flash Mob o al Sit-In, insomma, un evento organizzato per promuovere il Emma Bonino Presidente, il comitato ovviamente organizzatore, il comitato che si chiama appunto omonimo per Emma Bonino Presidente della Repubblica, e siamo in compagnia di Angelo Bandinelli, che non necessita di altre presentazioni, ci limiteremo a dire che è un radicale storico. E... esagerato. E Angelo, ecco, tu... come vedi, ecco, qualche considerazione politica su questa candidatura che non è stata questa volta, rispetto invece al passato, perché non è la prima volta, non è stata promossa inizialmente dai radicali. È una candidatura un pochino che si è sparsa, un pochino in modo trasversale. Ma diciamo che innanzitutto mi consenti qualche osservazione sul lato umano. Conosco Emma, credo che sia io una delle persone che per prima l'ha vista entrare nel Partito Radicale. Ho quasi l'immagine di lei che arriva al partito, più o meno, e quindi l'ho seguito tutto il suo percorso, un percorso sempre attento, puntuale, diciamo da leader. Quindi questa candidatura è la conseguenza storica di questo fatto storico che Emma è stata. E quindi oggi spero che il comitato possa essere ricco, forte e importante. Quello che è interessante, mi pare che ha osservato, è che questa candidatura non nasce dall'interno del partito come lancio della leader del partito alla candidatura alla presidenza, come è stato. Nasce da una consapevolezza popolare. I sondaggi fatti dai giornali da chiunque, tutti danno regolarmente Emma al primo posto, senza che questo sia guidato o voluto o gestito questo fenomeno. Quindi Emma ha conquistato, diciamo, una sua forte presenza nell'opinione pubblica, e oggi questa opinione pubblica, nel disastro della classe dirigente, delle istituzioni, vede in lei una sicurezza. E quindi questa candidatura popolare, diciamo. E questo credo che sia il grande merito di questa candidatura, ma anche il pericolo, perché quando queste cose sono molto popolari, diventano pericolose per quella classe dirigente che invece non è popolare e vede, no, arrivare una candidatura forte, non gestita da loro, non guidata dai loro interessi, ma che rappresenta un'alternativa a questa gestione partitocratica, a questa classe dirigente, a questa classe politica che sta cercando di cucire e di rimettere insieme i suoi cocci per rimanere al potere. E quindi la candidatura di Emma è un fatto di grande interesse, innanzitutto proprio direi storico, nel senso che è come se fosse maturata finalmente nel Paese una consapevolezza di quello che può essere l'istituzione, di quello che può essere un presidente che non sia contenutista, ma sappia rispettare le forme che sono la sostanza del suo incarico, della sua carica. E quindi noi non possiamo che augurarci che questa candidatura vada avanti e abbia successo. Io voterò per Emma Bonino, ovviamente. Angelo, non so se stai in Parlamento, comunque sia, sono i grandi elettori, insomma, che voteranno per Emma Bonino. Spero che quello che volevo dirti, appunto, tutta questa iniziativa nostra, diciamo, di comitato e così via, serve un pochino per far veicolare il sentito comune all'interno delle Camere, alle riunioni e, diciamo, un'udienza, diciamo, congiunta dove si svolgerà la votazione. Ecco, e rispetto a questo momento di trasferimento, secondo te, sui nuovi parlamentari che sono i grandi elettori, prevarrà più l'elemento nuovistico della donna o l'elemento politico della donna che ha un certo trascorso politico, conoscenza delle istituzioni e quindi non messa al pari delle altre candidature femminili? Si è parlato della Severino, dei cancellieri più che altro, eccetera. Ma guarda, io cercherò di seguire quello che succederà in Parlamento, quando i 1100, 1000 quanti sono elettori si raduneranno per fare la scelta. Lì possono accadere due cose completamente diverse. Una è che anche questi grandi elettori abbiano paura di una figura che può essere per loro, diciamo così, come qualcuno che li fa rigare dritto,
Perché sicuramente una presidenza EMA sarà la presidenza del rigore, del rispetto delle forme assoluto, per tutti, per le Camere, per i parlamentari, per l'opinione pubblica, per quello che sia. E quindi potrebbe prevalere in questi elettori, anche perché appunto nuovi, ingenui, non smaliziati, eccetera, può prevalere questo sentimento di lasciamo perdere, non mettiamo troppa carne al fuoco, ci siamo noi, basta, non vogliamo essere troppo controllati, diciamo. L'altra potrebbe essere invece l'opposto, che questi elettori, soprattutto appunto quelli nuovi, si rendono conto che possono essere interpreti di un'opinione pubblica formidabile e possono cavalcare l'onda, seguire l'onda, farsene loro i promotori o no, quelli che la capiscono. Ecco, lì non so, e molto dipenderà da questi giorni che precedono le elezioni, quello che succederà, come si muoverà l'opinione pubblica, come si muoverà la stampa, come si muoveranno gli interessi coalizzati, che sicuramente già sono in moto per bloccare questa faccenda, e quindi sarà tutto un gioco di dare e avere, cioè di colpire e di non farsi colpire, insomma. E io, siccome non sono molto esperto né bravo in queste cose, non so, posso solo fare degli auguri, non so come, cosa poter dire e cosa poter fare. Sono qui oggi alla Domus Talenti per vedere nascere questo fatto, questo comitato, che mi auguro possa essere bravo innanzitutto per sollecitare e spingere nella direzione, direi, necessaria e dovuta più che desiderata. Grazie Angelo Bandinelli, ti diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e le altre interviste, in bocca al lupo a Emma. A te, a voi e a Emma, naturalmente. Grazie.